Ciao amici, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi torneremo a parlare di MacroDroid. Questa applicazione che ci consente di creare automatismi tra lo smartphone e il car tablet. Perché torniamo a parlare di MacroDroid? Perché ci sono delle novità. Installando l'applicazione o aggiornando l'applicazione su alcuni smartphone non funziona più correttamente. O meglio, funziona, ma bisogna andare a scaricare un aiutante. Una volta scaricata questa seconda applicazione, torna a funzionare tutto alla perfezione. Rimanete con me e andremo a vedere tutto nel dettaglio. Eccoci qua, la prima cosa che dobbiamo fare è andare a scaricare questa applicazione denominata MacroDroid. Possiamo andare direttamente sul Play Store e digitare MacroDroid e fare una ricerca. Ok? Una volta che abbiamo installato la nostra applicazione, la andiamo ad aprire. MacroDroid, eccola qui. E questa è la schermata principale, quindi la home di questa applicazione. Per andare a creare una macro dobbiamo cliccare su questo menu, nuova macro, quindi clicchiamo su più e andiamo a creare un evento. Andiamo a creare una macro dove attiva l'hotspot del telefono in automatico. Possiamo creare la nostra macro dando questo nome, hotspot on, ok? Poi andiamo a creare un evento, quindi l'evento quale deve essere? L'evento deve essere che quando entriamo in auto e si collegano tramite Bluetooth succede un qualcosa. Andiamo a cliccare su più e da qui creiamo un evento che deve essere legato alla connettività e clicchiamo su connettività. Cosa deve fare questo evento? Riguardo a che cosa? Evento Bluetooth, quindi andiamo a cliccare su Bluetooth e qui ci dà una serie di opzioni: Bluetooth abilitato, Bluetooth disabilitato, connesso, disconnesso. A noi interessa Bluetooth connesso. Andiamo a cliccare su dispositivo connesso, diamo ok e qui ci dà una serie di dispositivi che abbiamo anche già in memoria, che abbiamo già associato. Andiamo a verificare il nostro car tablet, il nome del Bluetooth per andare a ricercare in questa applicazione. Quindi il mio Bluetooth è Qashqai, ok? Nella ricerca è presente il dispositivo? Eccolo qui, Qashqai. Quindi andiamo a spuntare questa voce e diamo ok. Abbiamo creato questa macro che quando i due dispositivi comunicano deve attivare un qualcosa e questa qualcosa è l'azione. E andiamo a cliccare su più. Questa azione che deve fare? Deve riguardare sempre la connettività, perché deve attivare l'hotspot del telefono, quindi clicchiamo su connettività e da questo menu andiamo a cliccare su hotspot acceso spento. Clicchiamo qui e qui ci dà tre possibilità: abilita hotspot, disabilita hotspot, muta stato dello spot on off. A noi interessa abilita lo spot. Quindi non tocchiamo niente qua sotto e diamo ok. Abbiamo creato la prima macro. Quando accendiamo la nostra vettura si collega automaticamente e avremo la connessione internet sul nostro car tablet. Poi dobbiamo creare la macro al contrario. Torniamo indietro e ci dice: vuoi salvare? Salva. E andiamo a creare la nuova macro. Inseriamo il nome della macro e facciamo hot spot off e creiamo un evento. L'evento è sempre legato alla connettività, è sempre collegato all'evento Bluetooth. In questo caso però dobbiamo dire dispositivo disconnesso e diamo ok. E andiamo sempre a selezionare ovviamente il Bluetooth della nostra autovettura e diamo Qashqai e facciamo ok. Ed abbiamo creato questo evento. A questo evento che deve fare il nostro telefono? Azioni e andiamo a cliccare sempre su connettività. In questo caso dovrà spengere l'hotspot, quindi andiamo a cliccare sempre su hotspot e
facciamo disabilita hotspot qui e clicchiamo su OK. Allora, qui ci dice quando l'applicazione va a scollegare l'hotspot del nostro telefono, abilita il wifi o no. Io lascio non abilitare il wifi, così andiamo a risparmiare oltretutto altra batteria. Se siete in una zona dove è coperta dal wifi, in ufficio, a casa, dove vi pare, potete lasciare questa voce, abilita wifi. Decidete voi come meglio fare, non abilitare il wifi. Ok, una volta fatto questo torniamo indietro, ci dice sempre se vuoi salvare andiamo a salvare. Una volta che abbiamo creato queste macro, dobbiamo andare a impostare l'applicazione Macro Droid in modo di farla partire in automatico, e dipende dal telefono che avete, quindi dobbiamo dare ovviamente avvio automatico, consentire all'applicazione di avviarsi in maniera automatica, altrimenti non andrà ad eseguire la macro. Diamo ok e poi dobbiamo dare i permessi necessari per far funzionare questa applicazione. Cambia connessione wifi, connettività bluetooth. Se non gli consentiamo queste attività, l'applicazione non riesce a far partire la macro in automatico. Per andare a utilizzare ugualmente questa applicazione sul mio Mi 11 Lite, basta andare a installare, come vi dicevo all'inizio, questa applicazione aiutante Micro Droid. Installiamo questa applicazione. Una volta che abbiamo installato le due applicazioni, quando entreremo nella nostra autovettura e accendiamo la stessa, quindi si accende il car tablet e in automatico, quando si collega, vedete Qashqai, si collega al bluetooth dell'autovettura, eccolo qui, parte l'hotspot del telefono. In questa maniera diamo la connessione internet al nostro car tablet. Eccola qui, Franci connessa, che sarebbe l'hotspot del mio telefonino. Questa macro è stata ideata e realizzata soprattutto per chi non ha la possibilità di poter usufruire di una SIM 4G direttamente nel car tablet. Dobbiamo scendere dall'autovettura, quindi dobbiamo eseguire la macro al contrario, che ci va a scollegare l'hotspot per andare a risparmiare batteria sul nostro smartphone. Spengiamo l'autovettura e quando si scollega il Bluetooth vedete che va a disattivare l'hotspot del nostro telefonino. Tutto in automatico. Bene amici, siamo giunti al termine di questo video. Abbiamo visto insieme come andare a creare l'ABC degli automatismi. Lasciate nei commenti quello che ne pensate di questa applicazione o se avete suggerimenti in merito per la nostra grande famiglia. Se la mia performance vi è piaciuta, lasciate un bel mi piace. Grazie di cuore come sempre. Un bacione, alla prossima!